Comunque, la cosa che mi è piaciuta di più di questo progetto è senz'altro la scelta dei luoghi. Ho trovato molto bello che si utilizzasse l'arte per far rivivere dei posti in qualche modo dimenticati. Il Poetry Slam è un modo vitale per trasmettere la poesia. Utilizzare il proprio corpo e la propria voce per rendere molto più vicino il poeta alla persona che ti ascolta e all'emozione poi che possono arrivare. Sono rimasta soddisfatta dell'iniziativa e soprattutto è sempre bello potersi confrontare con i vari poeti e le varie modalità di porgere la propria poesia. Sì, io presento e interpreto sempre i miei testi, è comunque il cuore dello slam poetry, essere proprio il poeta che presenta i propri versi e trasmette in modo forte quello che sente, un po' un abbracciare le persone con le proprie parole. Attualmente tutti i miei progetti sono concentrati nello spazio teatrale ed artistico di Pontefelcino, in provincia di Perugia, che si chiama Onnivora, www.onnivora.org. I miei testi poetici stanno, diciamo, dirigendosi sempre più verso la scrittura teatrale, appunto, e quindi insieme alla regista Carla Gariazzo che ha aperto questo luogo meraviglioso nel quale rientrano poi artisti di diverso genere, stiamo producendo proprio spettacoli poetici, di danza, legata alle immagini. Un altro progetto che sto portando avanti è Fiabelica, che è un progetto fotografico curato dal fotografo Fabrizio Corbi, e i miei testi che saranno una sorta di fiaba delle fiabe. E inoltre collaboro con il TED per Bologna. Scrivo testi poetici sui vari relatori che si presentano a questo grande evento di Bologna che esiste in tutto il mondo, ma per il quale sono stata contattata proprio direttamente dagli organizzatori di Bologna.